È andata così, diciamo che stasera qualcosa non ha funzionato, prendere un gol a freddo subito, poi quando manca due titolari così a centrocampo, insomma non è facile, no? Però onore anche alla Lazio che non ha rubato nulla, certo alla fine ci poteva anche stare un pareggio, no? Però Marchetti si è riscattato questa sera, ahimè proprio con noi, che la parata di Aquilani è volato. Prendiamo quelle poche cose positive, no? Pubblico. Tutto questo calore, l'ho detto anche ai ragazzi all'inizio della partita, avrebbero meritato magari un'altra situazione stasera, però questa cosa che tutti i tifosi, tutti i motorini l'hanno accompagnati qua, questa è una gran bella cosa. Non mi era mai capitato in 12 anni, non che avessi qualche dubbio su quanto si sentono l'appartenenza tutti, no? I tifosi, quanto sono orgogliosi di questa squadra. Stasera l'avremmo voluto ripagare con qualcosa. Forse magari con una vittoria, però Però si ci può sta. dire che il messaggio che oggi ha Certo. mandato Firenze è arrivato. Il messaggio è ben preciso, grande civiltà, io sono lì, che vigilerò su tutto, vi stiamo tutti tranquilli. E adesso insomma pensiamo a Torino, pensiamo a queste 2 settimane tra Coppa UEFA e loro e diciamo che questa partita domani mattina se la devono già scrollare di dosso. Anche se stasera li vedo tutti arrabbiati, ci sta. Non ci piace perdere in casa dopo che abbiamo abituato per tanto tempo i nostri tifosi, però onestamente questa sera forse di più non si poteva fare. Magari Gomez piano piano lo vediamo che recupera un po', un 10% a partita sembra che ci sia, Anderson pure piano, anche lui, Volski. Ecco, vediamo le cose positive insomma di tutto, no? Il resto è inutile piangerci addosso adesso. Ha trovato il tempo Concentriamoci a pure domenica a Torino.